Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego cosa causa la perdita di peso nelle persone con IVAIBS. La perdita di peso è un sintomo comune nelle persone con IVAIBS, sindrome da immunodeficienza acquisita, ed è spesso associata a diversi fattori correlati alla malattia. Alcune delle cause principali della perdita di peso nelle persone con IVAIBS includono infezioni opportuniste. Le persone con IVAIBS sono suscettibili alle infezioni opportuniste, che possono causare sintomi gravi e perdita di peso. Queste infezioni possono interessare il tratto respiratorio, il tratto gastrointestinale o altre parti del corpo. Malnutrizione. L'infezione da IV può influenzare negativamente l'appetito e la capacità del corpo di assorbire i nutrienti dai cibi, portando a una malnutrizione. La malnutrizione può causare perdita di peso e indebolire il sistema immunitario. Effetti collaterali dei farmaci antiretrovirali. Gli antiretrovirali sono farmaci utilizzati per trattare l'infezione da IV. Alcuni di questi farmaci possono causare effetti collaterali come nausea, vomito, diarrea o cambiamenti nel gusto, che possono influenzare l'assunzione di cibo. Diarrea cronica. L'IV può causare diarrea cronica, che può portare a una perdita di fluidi e nutrienti essenziali e contribuire alla perdita di peso. Malattie infiammatorie croniche. L'infezione da IV può portare a malattie infiammatorie croniche, come l'enterite, che possono influire negativamente sulla salute digestiva e sull'assorbimento dei nutrienti. Cachessia. La cachessia è una condizione caratterizzata da una grave perdita di peso e una degradazione del tessuto muscolare. È comune nelle fasi avanzate dell'infezione da IVAIBS ed è spesso associata a una riduzione dell'appetito e a un aumento del metabolismo. Depressione e ansia. La diagnosi di IVAIBS e il suo impatto sulla vita quotidiana possono causare sintomi di depressione e ansia, che possono influenzare negativamente l'appetito e il comportamento alimentare. Problemi dentali e orali. Le infezioni della bocca e dei denti, come la candidiasi o le ulcere, sono comuni nelle persone con IVAIBS e possono rendere difficile mangiare. È importante sottolineare che la perdita di peso nelle persone con IVAIBS può avere gravi conseguenze sulla salute, indebolendo ulteriormente il sistema immunitario e aumentando il rischio di complicazioni. Pertanto, è fondamentale che le persone con IVAIBS ricevano un'assistenza medica appropriata e una gestione nutrizionale adeguata per mantenere un peso corporeo sano. I medici e gli specialisti in IVAIBS possono lavorare con i pazienti per identificare e trattare le cause sottostanti della perdita di peso e sviluppare un piano di trattamento completo per gestire la malattia. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.